Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i miei burro cacao balsamo labbra che ho in scorta. Sono tanti perché io li colleziono, mi piacciono. C'è chi colleziona le palette occhi e ne ha 10.000 e chi colleziona burro cacao. Mi piace averli e niente, ne ho tantissimi. È un video aggiornamento perché in realtà tantissimo tempo fa ne avevo fatto uno, però mi era stato richiesto di fare questo video da Giulia e quindi partiamo. Allora, intanto sulle labbra ho il rossetto di Benecos nella colorazione Watermelon, che mi piace moltissimo. Detto questo, sarà un video spero breve ma credo lungo. Non mi voglio dilungare sulle cose, anche perché i prodotti, essendo nuovi, non è che io possa parlarvene chissà quanto. Comunque, allora, parto con quelli che sto utilizzando adesso. Il primo è questo di Lip Smacker che ho aperto 2 giorni fa, quindi ancora non vi so dire. Molto carino, di Minnie. Questo mi era stato omaggiato dall'azienda. Vi dico solo che per capire come si apre ho dovuto guardare un tutorial su YouTube, perché sono stata mezz'ora a cercare di aprirlo e niente, bastava svitare il culetto di Minnie e ecco qua. La profumazione è molto dolce, di tipo fragola, non è che mi piaccia molto, ma sulle labbra non si sente. Sto utilizzando il balsamo labbra del marchio Be Natural al mango. Si trova in vari siti online, anche su siti di farmacie. L'avevo acquistato al DM a Berlino, ho visto che però in Italia al DM non ce l'ha. Buonissimo, idratante, nutriente, non unge, non si sposta sulle labbra durante la notte, la profumazione praticamente si può dire che quasi non c'è. Ottimo, veramente buono, mi sta piacendo tanto. Dei prodotti che sto utilizzando, che ho utilizzato e che magari ho fatto una recensione sul blog, vi lascio il link giù nell'info box se poi volete vedere anche l'inci. Poi sto utilizzando anche questo qua, Deborah Hydra Color. Questo qua mi era stato regalato tanto tempo fa. A me non piacciono burro cacao così nel barattolino, mi fa schifo a metterci il dito, quindi a volte ci infilo le labbra. Insomma, l'ho utilizzato parecchio, però è sempre qua perché appunto lo utilizzo poco. È buono, ma è proprio la confezione che a me non piace. Di questo ve ne ho parlato in almeno 2 video ed è il balsamo labbra, la dolci labbra di Alchemilla nella profumazione Nocciotella. Non mi piace assolutamente la profumazione, fortissima, eccessivamente devo dire. Sulle labbra si sente, non è buona, cioè lì per lì hanno stato così sì, però avercela per ore sulle labbra no. Ha anche dei granulini, è un problema un po' di tutti gli addolcilabbra, e sì, vabbè, idratante, ma c'è anche di meglio, tipo quello di Alverde. E poi lo scrub labbra di Balea al cocco ha un buon inci, costa 99 centesimi e scrubba benissimo, però non tutte le confezioni sono scrabbano allo stesso modo, perché alcune confezioni proprio non fanno niente. Mia sorella l'ha preso, il suo sembra un burro cacao, non scrabba per nulla, il mio invece sì, quindi non saprei se consigliarvelo o no. Cioè, se avete fortuna vi capita, come è successo a me, un prodotto fantastico, altrimenti vi trovate un burro cacao. Allora, partiamo con queste scorte. Tra l'altro io ho anche in ordine di scadenza, perché non voglio far scadere nulla, e per ora ci sono riuscita, quindi vediamo se continuiamo a fare questa cosa. Allora, intanto, balsamo labbra di Benecos all'arancia, questo qua, credo che si possa trovare su Ecoverde, mi era stato regalato credo a Natale. Ne ho diversi di Balea, allora, ne ho uno al mandarino, ne ho uno al tè alla pesca. Questi balsamo labbra di Balea a me piacciono veramente tanto, diciamo che secondo me sono tutti uguali e cambia solamente la profumazione. Hanno degli inci buoni, sono belli idratanti, adattissimi per il giorno, veramente molto buoni. E poi ho questi due che sono un po' diversi, sono quelli colorati. Allora, quelli colorati
Secondo me sono un po' diversi e non sono proprio uguali, cioè questi qui sono leggermente, mi piacciono meno, ecco. E comunque vabbè, ho quella nude e quella rosa. Poi sicuramente, cioè, penso che verranno fuori altri burro cacao di Balea, probabilmente, non ne ho idea. Poi ho vari burro cacao, io vado random, volevo dividere un po' per marca, ma mi rendo conto che questa cosa è improponibile. Ho vari addolcilabbra purtroppo, Alchemilla non è un marchio che a me piace, proprio per come l'azienda si comporta, quindi ho deciso di non acquistare più niente di Alchemilla. Questi prodotti sono prodotti che mi hanno regalato le mie amiche oppure che io ho acquistato un sacco di tempo fa. Però ecco, non ho più intenzione di acquistare Alchemilla perché è come andare in un bar dove la barista o il barista è maleducato e te ovviamente in quel bar non entri più. Stesso discorso. Comunque, ho quattro addolcilabbra, torta di mele, cappuccino. Questi sono quelli invece più nuovi, alla banana e al melone. Vedremo, li utilizzerò e vedremo un po' come sono, ma dopo nocciotella non è che mi fa proprio voglia di aprirli. Ho dei burro cacao invece di Yves Rocher che erano un'edizione limitata, hanno una profumazione spettacolare e sono questi tre alla macadamia del Guatemala. Hanno delle confezioni veramente bellissime e era un progetto che appunto aiutava le donne del Guatemala, quindi con questa scusa li ho acquistati tutti e tre. I balsamo labbra della Yves Rocher non sono chissà quanto idratanti e nutrienti, sicuramente c'è tanto di meglio, su di me non fanno moltissimo. Poi ho questa in edizione limitata natalizia, clementine e spezie. Queste edizioni limitate natalizie trovo che siano molto più oleose rispetto ai balsamo labbra che sono in edizione permanente, non so perché, però a livello di idratazione e nutrimento rimane lo stesso. Poi ho il balsamo labbra Dottora Ushka che è buonissimo, io ne ho già utilizzato e terminato uno, nutriente, idratante, veramente molto molto buono. Profumazione particolare potrebbe non piacere, ma sulle labbra poi non si sente. Mi è piaciuto tantissimo, sono contenta di averne un altro. Questi mi erano stati omaggiati entrambi dall'azienda. Ne ho uno di Natura Equa, linea frutti labbra alla ciliegia. Ciliegia non perché sa di ciliegia, ma semplicemente perché è rosso, è un balsamo labbra leggermente colorato. Ne ho uno di Puro Bio, Ultra Hydrating Lip Balm. Puro Bio, stesso discorso di Alchemilla per quanto mi riguarda. Comunque, mai provato un balsamo Puro Bio? Ho solo questo, vedremo poi com'è, vi farò sapere. Sempre di Lips Maker, io ho l'azienda, praticamente tutti i prodotti che ho di Lips Maker mi sono stati omaggiati dall'azienda e l'azienda mi aveva dato, oltre a Minnie che vi ho mostrato prima, questo qua che è il bicchierino di Sprite, veramente molto carino, e poi mi aveva dato tutta la collezione delle principesse Disney, erano tipo una decina di burro cacao, li ho regalati tutti, ne ho tenuti solo due, io odio le principesse Disney, tutte le odio, ne ho tenuti due così tanto per provare, e ho tenuto Belle e Aurora, così a caso, comunque ne ho dati via un sacco. E poi stesso discorso, tutta la collezione delle varie bibite e io mi sono tenuta solamente quello alla Coca-Cola, alla Sprite e alla Fanta. Gli altri li ho regalati, fate conto che solamente della Coca-Cola ne avevo tipo 6, quindi ne avevo tantissimi, ho tenuto solo questi tre e sono stata brava perché non riesco a regalarli i burro cacao, li tengo proprio come una collezione. Ho due balsamo labbra di Neobio, penso che uno lo regalerò e uno lo terrò io, ne ho fatta anche la rima. Comunque credo di averlo già provato il burro cacao di Neobio, però non ricordo. Comunque, poi al Cosmoprof comprai questo del marchio Credo Perfetta, Soft Lips, cioccolato e menta. Proveremo anche questo. Era nella box, era tra quei prodotti da scegliere per fare il sacchettino e donare appunto i soldi
mi sembra era il tumore al seno alle donne, una cosa del genere. Ho alcuni burro cacao di Sien, allora due che sono in edizione permanente, sono quello alla calendula della linea Natur, certificato Natru, e l'altro è quello al melograno, anche qua certificato Natru, linea Natur. Poi ho questi tre che erano un'edizione limitata estiva, ma che tanto puntualmente ogni estate ritirano fuori. Se non è ogni estate, è un'estate sì, una no. Ho preso tutte e tre le profumazioni. Le profumazioni sono pesca, ananas e ibisco esotico. Ne ho altri due di Balea, che poi il problema di quelli di Balea è che costano anche poco, perché costano 99 centesimi, e il problema è quello. Allora, ho quello in edizione limitata Magic Wonderland e quello in edizione limitata Cioccolato Bianco. Questo qua ancora si trova, almeno nel mio DM si trova ancora. Poi ne ho due di Alverde, io di Alverde adoro quello alla calendula. Questi due, edizione limitata, miele e fico, uscita praticamente adesso, e questo qua invece è quello al bambù. Ho questo qua di Isana, il marchio Isana è un marchio interno di una drogheria uguale all'LDM praticamente, che però si chiama Rossmann, che sono in Germania, e i marchi interni sono Alterra per quanto riguarda la linea naturale e Isana per quanto riguarda la linea quella tradizionale. Diciamo che questo è come se fosse Balea, mettiamola così. È al cupcake, lo proverò, questo qua mi è stato regalato perché è una profumazione... cranberry, non so cosa sono, tipo queste bacche qui rosse, queste profumazioni a me di solito non piacciono. Ho quattro burro cacao che mi sono stati omaggiati dall'azienda di Officina Nature, e sono, allora, questo qua che è alla caramella mu, questo che è alla vaniglia, questo che è alla mela cotogna, e questo qua che è ai frutti rossi. Ce l'ha anche mia sorella, perché ne hanno omaggiato una mia sorella e mia sorella è piaciuto molto, mi sembra, non mi ricordo, forse a quello alla mela cotogna le è piaciuto molto. E niente, proveremo anche questi, mi ci vogliono tre vite e mezzo per provarli tutti, però va bene. Poi ho questo qua che mi è stato regalato praticamente ora da Giulia, che è quello del marchio Himalaya. E niente, proverò. Io ne ho sentito parlare, quando ho messo la foto su Instagram ci sono stati pareri discordanti, ma io in realtà ne ho sempre sentito parlare molto bene, non solo da Giulia, quindi sono curiosissima di provarlo. Tra l'altro io non l'ho mai trovato qui da me, perché volevo prenderlo. Poi ho quello di Naturaline balsamo labbra. Anche questo genere di balsamo labbra non è proprio il mio packaging preferito. Questo qua è quello della linea del Conad, certificato EcoChef. Sempre per questo, per quanto riguarda quel pack, io ne ho uno di Floramé nutriente che mi è stato regalato dall'azienda. Poi ne ho uno di Balea trovato nel calendario dell'avvento di quest'anno, e uno invece di Nonic trovato in una bio box un sacco di tempo fa. Burro cacao dei Provenzali, stick labbra biologico effetto gloss alla rosa moscheta. Mi sembra di averne provato già uno che mi regalò Giulia, se non sbaglio, e mi era piaciuto, buono. Allora, vediamo un po'. Ho questo qua che è il The Real Balm di Anthos, anche questo mi è stato regalato, non mi ricordo più da chi, però mi è stato regalato. Poi ho quello di Vivo di Natura Bio, stick labbra soffice a braccio, questo era in un set di vari prodotti di questo marchio, prodotti comunque naturali. Poi ho questo qui di Bars Bees, eccolo qua. Ho questo qua di Eco Cosmetics, questo qua si trova sul sito di Eco Verde, mai provato nulla di questo marchio. Ne ho poi due che mi sono stati omaggiati al Cosmo Prof, il Natural Lip Balm alla vaniglia, non so di che marchio, e quest'altro sempre alla vaniglia, che però vi farò vedere magari in una foto, perché io l'inglese no. Ne ho uno di Bottega Verde che era un'edizione limitata invernale, e questa qua era l'edizione
Fragranza della fortuna. Fragranza della fortuna, stick labbra emoliente, e vedremo un po' com'è. Anche di questi ne ho sentito parlare bene. Poi questo qua è oro di argan ed è un lipstick con puro olio di argan, 0% parabene, SLS, petrolati, siliconi e coloranti nella scatolina, e lo stick è così, sembra un po' lo stick dei provenzali. Comunque non è testato sugli animali ed è certificato EcoCert. E ultimo ci siamo arrivati, è questo qua che è stupendo ed è di Tony Moly, acquistato solamente per il pack. Anzi no, questo qua non l'ho acquistato io, ma mi è stato regalato da una mia amica, perché era il giorno del mio compleanno, eravamo da Sephora, l'avevo visto, lo volevo prendere e alla fine me l'ha preso lei come regalo di compleanno, ed è questo qua appunto a forma di banana. Di questa collezione qui, ora ce l'ho lassù, non ho intenzione di andarla a prendere, però ho anche il set con la mela, che è un esfoliante per il viso, la ciliegina, che è un burro cacao di quelli da pucciare il dito, e la banana, che è una crema mani, ma non li utilizzo, li tengo per bellezza perché sono malata di mente. Comunque è bellissimo. Bene, quindi questa è stata la mia collezione di burro cacao. Vorrei dire me ne vergogno di avere così tanti, ma in realtà sono orgogliosa, quindi non ve lo sto a dire. Niente, spero di non avervi annoiato troppo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!